Il prossimo 30 maggio si apre il quinto bando nazionale del Ministero per le politiche agricole destinato ai contratti di filiera. Si tratta dei principali strumenti di sostegno alle politiche agroindustriali per rilanciare gli investimenti nel settore mediante programmi di valenza nazionale che, partendo dalla produzione agricola, coinvolgono i vari segmenti della filiera, dalla produzione alla trasformazione, dalla commercializzazione alla distribuzione. Contratti su base interregionale per i quali sono previsti finanziamenti a fondo perduto pari al 60% degli investimenti e che per la ricerca e l'innovazione possono arrivare addirittura al 100%. Per iniziativa di Confagricoltura Salerno ne verranno presentati due, uno riguarderà la filiera bufalina ed il secondo quello agroenergetica. L'iniziativa è stata illustrata nel corso di un incontro presso la sede della Camera di Commercio di Salerno. L'impianto che sarà realizzato attraverso questi progetti di filiera sarà un impianto che procederà a risolvere questa problematica, in quanto prenderà gli scarti e le produrrà chiaramente dei concimi e energia attraverso il biometano. Sicuramente un altro fattore importante è che, oltre al discorso della filiera bufalina, verranno ritirati anche scarti di lavorazione di prodotti ortofrutticoli, che è un'altra problematica che assilla un po' la Piana del Sele per le aziende ortofrutticole, e anche lì in quel caso riusciremo a recuperare questi scarti attraverso sia produzione di energia e sia anche del materiale per produzione di involucri per la lavorazione di quarta gamma e di altri prodotti ortofrutticoli. Quindi chiudiamo il cerchio attraverso queste iniziative di questa famosa energia circolare.